Sarà aperta al pubblico domenica 15 maggio a Montorio Elvo Mano la tanto attesa mostra di Andy Warhol In the City and More. Oltre 90 opere dell'ideatore della pop art che appartengono alla collezione della New Factory Art e resteranno esposte nell'ex convento degli Zoccolanti fino a domenica 3 luglio. Percorrendo le sale sarà possibile ammirare tutto il percorso artistico di Andy Warhol con opere esposte da ultimo all'Ermitage di San Pietroburgo e che poi si potranno ammirare a Istanbul. Allora, in questa mostra abbiamo un percorso storico dell'artista Andy Warhol, iniziamo dalle prime opere degli anni 50 fino a terminare le opere che ha prodotto poco prima di morire. È una mostra che ripercorre un po' tutto l'operato del maestro della pop art americana e ovviamente all'interno di questa mostra abbiamo tutte opere autenticate dalla Fondazione Warhol con un elevato valore. Tra le opere museali esposte di estremo valore Flowers del 1964, opera unica su tela. È un risultato straordinario, una mostra incredibile, 90 pezzi originali di Andy Warhol, tra cui Flowers, olio su tela del 64, unico pezzo al mondo. È un'opportunità per tutti di godersi un grande l'inventore della pop art e credo che sia anche una risposta per tutto il territorio di quanto la cultura sia un investimento economico e sociale. È una mostra che arriva dall'Ermitage di San Pietroburgo, quindi il più grande museo al mondo come accessi insieme al MoMA di New York, e poi volerà ad Istanbul, quindi un risultato straordinario. Ringrazio l'associazione Art Live di Teramo che ci sta supportando nell'organizzazione e poi la fondazione Art Factory che ha messo a disposizione questi 90 pezzi unici al mondo. Ti vuole dire perché ha scelto questo quadro come sfondo? Perché qui, questa è Liza Minnelli, ha dei colori straordinari, lo vedete, d'impatto, quindi il bianco e il nero e questo rosso, è uno dei pezzi forti di Andy Warhol e un bel segnale. Poi abbiamo fatto i cavalieri, le donne, ci sono, venitevi a godere questa esperienza, venite a Montorio Elvo Mano, vi aspettiamo, siete tutti i benvenuti perché è un'esperienza, in un'ora e mezza vi godete delle opere che difficilmente torneranno in Italia.